Signori miei, ben ritrovati sul canale. Riprendiamo. Mamma mia, che tuoni che mi arrivano in cuffia. Riprendiamo il nostro Layers of Fear. E speriamo di non bestemmiare troppo per il discorso. Grilletto destro. Allora, dovevamo raggiungere quella porta. Un'altra cosa prima di cominciare. Ho notato che un altro. A parte che questo. Ok, grazie, arrivederla. Ho notato che prima di tutto dobbiamo capire che siamo. Non siamo nel Medioevo, siamo comunque in una casa dove l'elettricità è presente, quindi possiamo accendere la luce e illuminare bene le stanze, quindi usiamola questa opzione. E un'altra cosa è, ho notato che il sistema di salvataggio è infimo, in quanto io dopo aver trovato la chiave vi ho salutati, ho spento il gioco e sono andato a farmi i cazzi miei. No, ma è la camera del bambino. Riprendendo la campagna, quindi selezionando continua, il gioco è ricominciato dall'inizio. Dall'inizio, la presentazione. Spero sia stato un caso, ma io non vorrei tutte le volte dover attendere un certo momento, un certo checkpoint per poter proseguire, cioè per poter smettere di giocare, perché sarebbe un po' una rottura di minchia. Questo è un disegnetto. Questo che cos'è? Ah, un sonaglietto. Ok, non sono un tubo. Siamo a posto qui o c'era qualcosa da. Sì, questo soldatino lo possiamo guardare. Ed è un soldatino. Nulla di che, comunque. Il frame rate, ragazzi, è davvero, davvero fastidioso. Mi dispiace perché mi è stato detto anche nei commenti che il gioco su console ha diversi problemi. Il porting è stato fatto come spesso capita, però di solito succede più nei giochi quando passano da console a PC, che vengono un po' bistrattati. Mentre invece in questo caso il discorso frame è assolutamente assente nella controparte PC. Allora, avevamo trovato questa chiave, ma apre questa per caso? Assolutamente no. Quindi io direi di tornare giù, vedete ragazzi, è piuttosto fastidioso, direi di tornare giù nelle cantine. Oppure c'è. No, ha aperto quella, giusto, è vero che c'era il biglietto. Apre questa. Andiamo a vedere. Ah, minchia. Qui è proprio dove lavoravamo, giustamente. Il nostro laboratorio. Che bello, però. No, visivamente, ragazzi, davvero, anche come sonoro, come grafica, a me piace molto. Sono questi quelli che facciamo noi. Madonna, c'è il goblin veramente, il lezzo, guardalo. Sembra un goblin. Che bello, guarda quei colori come sono fichi, guarda che roba. Ah, proprio artistico al massimo. Fammi vedere. Ah, ragazzi, è un po' migliorata la situazione. Porca troia, ce li hai due pennelli. È un po' migliorata la situazione per i comandi. Quello penso sia dovuto al. Sicuramente. Forse il gioco ha delle statistiche strane, diciamo, interne, ha dei comandi bizzarri per cui risulta normale dover fare una pressione incredibile al pad, però giustamente forse con un pad un po' più nuovo la cosa ci sarebbe meno, perché io ho praticamente sono stufa di comunicare con te attraverso questi messaggi. Viviamo nella stessa casa, per amor del cielo. Vieni a parlare con me quando hai finito, prima di andare a letto. Ecco qua, già cominciava forse a decadere la situazione di famiglia felice.
No, vi dicevo che ho cercato di compensare un po' smontando il pad, pulendolo, ci ho messo un po' di lubrificante. Ripeto, con gli altri giochi funziona da Dio, quindi sarebbe stata una cosa inutile. Però, dopo aver fatto questa cosa, vedo che qui devo sempre tener premuto energicamente, però la cosa è più sostenibile. Ecco, ci sono un sacco di medaglie. Ne ho trovate anche. Ah, ma questo qua è un riutilizzo dell'altro cassetto, perché c'è la pipa anche, va bene. Però insomma abbiamo migliorato un po', dai, l'importante è quello. Almeno adesso è un po' più rapida la giocata. Ok. Qua piove da paura, come al solito. Queste abbiamo detto che è chiuso, eh. E questa? La mia opera? È coperto per un motivo, hai guadagnato un trofeo. Aia. Ma simpatica questa cosa. Coperto per un motivo, mi stai dicendo che ho fatto male a tirare giù il telo. Cos'è? Lost you deserve. Perso te. Meritare, finish it. Finiscilo. Perso te lo meriti. Infatti. Intende dire che dovremmo finire il nostro quadro. Questa volta non sbagliare. In che senso? Sì, vabbè, ma ci sono dei quadri inquietantissimi comunque. Questa, beh, non lo so se. Ma ferma un attimo. Qua c'è il ritratto di Dorian Gray. Oscar Wilde, che l'avevamo visto nella camera da letto, che alla fine, rigiocando il gioco, la frase iniziale era appunto presa da. Sì, ma porca troia, ma qua è cambiata la casa. Cioè, sto impazzendo io? No, no, no. Cavolo, era la porta lì in soggiorno, ma qui è cambiata tutta la casa. Vado giù. Mamma mia, quello di piantare. Cos'è? Just out of reach. Porca troia! Appena fuori portata. Vaffanculo, finestra di me. Non si apre più. No, ragazzi, ma cosa sta succedendo qua? La casa è cambiata. La casa è cambiata, evidentemente. Luce che non ne fa un granché. Oddio. Questa tenda? Vedete che riesco a essere un po' più rapido, però sì, sono sempre Madonna, molto. È un po' scomodo, sinceramente. Magari è il classico gioco che, a parte il discorso frame, consiglierei con mouse e tastiera perché sei molto più preciso, più rapido e più comodo. No, cioè, sta cambiando la casa sotto il nostro naso. La cosa non è bella. Anche perché bisogna capire se siamo noi fottuti di testa, probabile, o se effettivamente qualcosa non va. Questa è nostra moglie. Sembra proprio di sì. Frammenti di un amore, un trofeo. Ah, dobbiamo essere bravini a guardarci bene in giro, ragazzi, eh. Sapete che io voglio portarvi. Going in circolo, girando intorno. Voglio portarvi. Guarda il caprone, il diavolo. Io voglio portarvi assolutamente delle belle serie, dei giochini, ma magari che non conoscevate, tipo questo, perché non penso che in tanti tenevano sott'occhio questo titolo. Cari signore, finiamo dopo. Cari signore e signora, scriviamo la presente per chiedervi con gentilezza, ma al contempo fermezza, di abbassare il tono della voce durante la notte. Bene, i vostri problemi coniugali, sebbene spiacevoli, sono faccende private, tali dovrebbero rimanere. Non sono certo di interesse nostro, in particolar modo dei nostri figli. Per favore, tenete in considerazione che non tutti sono artisti freelance. Alcuni di noi devono svegliarsi presto per andare a lavorare. Dobbiamo poter dormire, per tale ragione, se le cose dovessero continuare in questo modo, saremmo costretti a chiamare la polizia con dei saluti ai vicini. Mamma mia, qua se le davano in santa ragione. Volevo dire,
Io vi porto volentieri queste serie perché mi diverto un bel po', però è naturale che cerco di giocare i titoli, che soprattutto quelli che non conosco, come se fosse la mia, che appunto è così, la mia prima giocata, e io li giocherei così, insomma. Tendo sempre a guardare bene quello, quanti colori. Quello che mi sta intorno, soprattutto in un titolo come questo, che alla fine, cioè, il fulcro del gameplay è proprio questa esplorazione e guardarsi bene intorno e non perdersi niente, anche perché avete visto che per prendere degli obiettivi bisogna guardarsi bene intorno. Hanno il piacere di invitarvi a celebrare il loro matrimonio. Non mancare. Sì, come no. Qui sicuramente c'era un bel quadrone enorme. Queste due statuozze non sembrano servire a un tubo. Questo? Ah, cazzo! Non la so. Non la so. Oh no, mi sta parlando il pad. Ragazzi. Ma sentite, questo non arriva. Che poi io lo sento solo dal pad, ma voi sicuramente ho già capito che sarà come ad esempio succedeva con le registrazioni di Killzone, a voi arriva anche nella registrazione direttamente. Io invece in cuffia non ce l'ho solamente dal pad questa cosa. E in questi casi è un peccato che io abbia l'altoparlante al minimo nel pad, perché effettivamente sarebbe fico. E poi se non te l'aspetti rompe le balle. Allora abbiamo bisogno di una combinazione che al momento però non saprei dove andare a cercare. Ah, un'altra cosa ragazzi, ho notato quando ho montato il primo video che qua in alto a sinistra compare sta roba, non capisco cosa sia, se di default è una roba per l'eventuale... Oh merda, sono chiuso dentro per un eventuale facecam, ma non credo, non so cos'è quel quadrato ragazzi, non so, faccio una ricerchina su internet, aspetta, forse... Ho già capito dove trovare la combinazione. 9 giugno alle ore 14. 914 può essere 9 1. No, dai, ti prego. Ma non è neanche per idea. 14. Abbiamo 14, 9. No. Allora, guardiamo bene in giro perché secondo me c'è scappato qualcosa. Ah, ecco, ad esempio, infatti. E luce fu. Porca troia! Ah, vabbè, era qui la combinazione. 8, 5, 4. Ma come mai succedono queste cose? 8, 5, 4. Porca vacca. Io avevo cercato una cosa un po' più razionale, guardando, magari troverò l'indizio qui, e troverò la combinazione. No, no, è proprio... Si è trasformato... Oddio. Guarda più da vicino. Secondo me ce ne sarà da cagarci, eh. No, non intendo parlare. Ti ricorda qualcosa? Un obiettivo. Mamma mia, che voce. Bello. È bello, ma... Oddio, è comparsa una porta. Mai dimenticare. È stato fico. Davvero fico. Chiaro che io al momento vorrei capire se tutto questo è dovuto a quella sedia d'ondolo che si muove da sola. Mamma mia. È dovuto al nostro protagonista che è fuori di testa. Oddio, come si è chiusa però. O semplicemente ubriaco, fuori di melone, non lo so. Hai ficcato il naso nel mio laboratorio, ancora. Per l'ultima volta non ti è permesso entrarci, anche se la porta aperta te lo proibisco. La prossima volta dovrei cercarti un nuovo lavoro. Può smetterla di muoversi, magari? Beh, i topi però... Ma vabbè che se vediamo ste robe qua potremmo anche immaginarci i topi a sto punto.
Porca puttana, che mi sono cagato in mano. Stavo guardando dentro quell'armadio del cavolo che non c'era nulla. Vi stavo per dire affanculo. Vi stavo per dire che naturalmente i punti troppo morti, o dove io cerco le cose e non trovo nulla, li taglierò in montaggio. E mentre mi guardavo quella robetta lì che ha attirato la mia attenzione, mi sono fatto una braga. Molto bene, amore mio, sebbene tu non sia ancora nato, posso già sentire la tua presenza, è semplicemente fantastico. Non riesco a credere quanto sia fortunata. Un anno fa tutto ciò che avevo erano talento ed ambizione, adesso contro ogni previsione ho una carriera, un marito amorevole e te. Non sono mai stata una persona molto religiosa, credo di aver trovato nel perfezionamento della mia arte ciò che le altre persone cercano nei sermoni, giustamente. Ma ora non posso fare a meno di sentire come se un potere più grande stia vegliando su di me. Una volta mi dissero che non avrei mai avuto successo come musicista, ci hanno beccato. Adesso mi esibisco in concerti che fanno il tutto esaurito, in alcuni dei luoghi più prestigiosi del paese. Dissero anche che avevo un carattere difficile e che non avrei mai trovato la mia anima gemella. E indovina un po', infine un dottore una volta mi disse che non sarei mai riuscito ad avere un bambino. E di nuovo eccoci qua, tu sei qui dentro di me. Molto probabilmente sono la donna più felice del mondo, ti voglio tanto bene. Beh, vabbè, adesso però porca troia, non c'ha, tutte le persone che ha incontrato non ce n'è stata una ad averla appoggiata, quella tipa qui, cioè, ha trovato solo gente che lo odiava. C'è molto buio, raga, c'è molto buio, quindi se non vedete un cazzo è perché non vedo un cazzo nemmeno io. Mi avvicino qua. Ma, ah, ok, c'è una scaletta e c'è la luce, vediamo. No, beh, ma vaffanculo, porca puttana. Dana. Ma sto quadro di merda. Ma non mi ha spaventato la trasformazione. Mi ha spaventato che al buio io non avevo proprio notato. Pensavo fosse una parete quel robo qui. Quando mi sono girato ho visto sta faccia da membro. Ma che canappia. Porca troia. Che scagozzo. Andiamo bene. Sono stato un po' lentino all'inizio, ma adesso va bene la trama, i personaggi, va bene tutto, ma qualche cagareccia ce me lo stai mettendo, eh? Nella tana del coniglio, The Rabbit Hole. Porca vacca, che che sgommata. Sgommatone nella mutanda 2.0. Beh, ma ragazzi, dico la verità, quello che serve in un titolo del genere sarà una tipologia di giochi piuttosto abusata, lo sappiamo bene tutti, però insomma io me ne sono persi talmente tanti di questo genere che se me ne ripiglio un po' adesso non mi dà da fare come cosa. E poi questo lo sto trovando molto ben fatto, I suoi problemi non sono certo sul ritmo. Porca troia, qua è cambiato ancora. Né sulle ambientazioni, che sono davvero stupende. Ok, questo un po' me l'aspettavo, devo dire la verità. Bugie sommerse da pittura, il pad parla, lo sentire anche lui. C'è roba. Now, tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Però. Ma sono tutti fottuti quei quadri qua. È tutto immaginato da nostro protagonista. Lo Zoppetti, poverino. E un'altra cosa, però, porca santissima mignottella, è il discorso salvataggio. Io come faccio a capire quando il gioco mi salva? Topi. Piromani striduli, urla echeggianti. Non si fermano davanti a niente, non cederò facilmente. Wow. Non posso girarla questa. L'impressione dell'artista, un trofeo. Qua c'è il Capitan Findus, sempre. Sapete cos'è il brutto di questi giochi? È che quando sono molto scriptati, così, con degli spaventi predisposti che già devono accadere nei soliti posti, al tot minuto, al tot secondo, Topino
La prima volta fanno il loro lavoro, però già sarebbe un titolo ingiocabile una seconda volta. Dove? Vabbè, io guardo prima i cazzi miei, però. Voglio rompere quel bicchiere, vorrei tantissimo degli occhiali, tra l'altro, che non posso toccare. Vado a toccare qui. Stai fe... vabbè, ma questo me lo aspettavo, dai. Ma c'è una mano, salti fuori lì, sì. Porca Madonna! No, ma... va bene tutto, però... Sì, tornando al discorso di prima, va bene, la seconda, la terza volta diventa quasi una rottura giocare a un gioco del genere, ma la prima, il santo, il clero, cagosso, eh. Un bel cagoso, no, c'è un baule segreto. Mi raccomando, ragazzi, cuffie a tuono, perché qua il sonoro, cioè, è preciso, preciso. Un po' dovrò capirla che girarsi di scatto in questo gioco non è mai una grandissima idea. Vabbè, facciamo una cosa, salutiamoci qui, signori, che sono abbastanza a posto, direi. Io vorrei capire come salvare, ma al momento non mi ha ancora dato saperlo. Io vi saluto, vi ringrazio e vi invito a condividere il video, lasciare mi piace se vi siete divertiti. Ci vediamo al prossimo appuntamento con l'Aerosofia. Ciao a tutti e grazie. Madonna santa.